E allora proviamo un attimino a vedere un'altra cosetta presa da un vecchio, da un vecchio scritto che vi ho già letto in radio, ma che qualche volta bisogna anche ripassarlo, no? Il libro dell'Anticristo. Il libro dell'Anticristo è di questo libro la terza parte. No, la quarta parte. E della quarta parte leggiamo il concetto di vittoria e sconfitta nel paganesimo. Sul concetto di vittoria e sconfitta dal libro dell'Anticristo, riferito alla via per lo sviluppo della coscienza di sé, ma anche per la via quotidiana a volte, la vittoria è il risultato finale di una sequenza di sconfitte. Quando il soggetto affronta l'oggettività, vincere o perdere è uguale. La vera vittoria consiste nel mettere gli scontri uno dopo l'altro, iniziarne uno dopo averne concluso uno. Non c'è vittoria nello scontro fra oggettività e soggettività, ma lo scontro fra soggettività ed oggettività porta alla vittoria della soggettività sull'oggettività. Ancora, lo scontro continuo fra soggettività ed oggettività permette alla soggettività di reclamare il potere di essere davanti all'infinito. Ogni volta che l'oggettività si scontra con una soggettività, per lei è sempre e comunque una sconfitta, sia che vinca, sia che perda, riferita al piano della ragione. Se vince, disporrà di una soggettività meno matta dalla sua vittoria, pertanto non servibile al 100%. Se perde, dovrà costruire un nuovo adattamento soggettivo determinato dall'incapacità di controllo di quella specifica soggettività. Un'oggettività formata da soggettività meno matte è un'oggettività meno matta. Pertanto, sia che il soggetto vinca o perda nello scontro con l'oggettività, il soggetto vince sempre nella misura in cui riesce a rinnovare e a riprodurre lo scontro con l'oggettività al di là dell'essenza numenica della vittoria e della sconfitta. Dal punto di vista dell'efficacia soggettiva, si può affermare che un soggetto travolto dalla sconfitta, capace di rientrare nell'arena, percorrendo un altro piano sul quale rinnovare lo scontro, ottiene una vittoria ben più grande che non quella che se avesse vinto lo scontro stesso. La vittoria non consiste nel privare l'avversario di un qualche cosa, ma nel presentarsi potenti all'appuntamento con la morte del corpo fisico, la quale è in grado di mettere tutti d'accordo, salvo il modo con il quale i poveracci la supplicano. Quando uno ha 20 anni non si rende conto di quanto tempo ha davanti. Quando ne ha 30 si sente nel pieno delle forze, o ha l'illusione di sentirsi nel pieno delle forze. Quando ne ha 50 comincia a sentire un attimino il peso della vita. E dopo, se non è stato in grado di usare la propria determinazione, la propria volontà nell'affrontare la vita quotidiana, se non ha avuto nella sua vita sprizzi di orgoglio, sprazzi di orgoglio, sprazzi di dignità, momenti in cui concentrava se stesso, i suoi pugni, i suoi denti, la sua rabbia, i suoi bisogni, le sue emozioni, dopo i 60 anni diventa tardi a ricominciare. Però può essere che la vita abbia messo le persone davanti a duri scontri, a duri sforzi. Le umiliazioni a cui i cattolici hanno sottoposto le persone che non volevano stare all'obbedienza, che non volevano essere obbedienti, sono sempre state situazioni sempre molto atroci. E cattolici, la pulsione, e più in generale la pulsione di morte, hanno un naso particolare, hanno un odore particolare, hanno un fiuto particolare per annusare il diverso. Il diverso, il ribelle, anche quando si mascherava, veniva sempre individuato, massacrato, umiliato, offeso.
messo nelle condizioni di vivere male il quotidiano, vivere male l'intera vita. Ebbene, se queste situazioni hanno consentito a quella persona di concentrare se stessa, la sua rabbia, le sue emozioni, di stringere i pugni, beh, quella persona ha trovato comunque nell'avversario, nel verme, nel farabutto, nel delinquente, un momento in cui costruirsi, un momento in cui compattarsi, e può trovare la forza per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ma se quella persona è stata distrutta, è stata annientata, è andata in depressione, non ha avuto la forza di venire fuori dalle angherie che gli venivano mosse, allora quella persona non ha più speranza. Ma peggio ancora, non hanno più speranza coloro che hanno accettato tutto mettendosi in ginocchio, coloro che non sono concentrati per costruire libertà, per costruire conoscenza, per costruire consapevolezza, che non hanno avuto passioni della vita, che hanno dovuto spesso anche uccidere il sesso, per esempio, perché il sesso è peccato, è peccaminoso, e hanno dovuto rinunciare a tante cose che davano piacere, tante cose che davano conoscenza. E quelle persone che si sono messe in ginocchio hanno ucciso se stesse e hanno aiutato a uccidere la vita. Poi se per strada la vecchietta viene borseggiata, se vi trovate il drogato, beh, esistono delle condizioni che hanno costruito questo, ed esiste una responsabilità soggettiva che abbiamo nell'aver costruito questo ogni volta che non ci siamo ribellati, ogni volta che non abbiamo chiesto giustizia per la giustizia, ogni volta che abbiamo detto le cose, solo per la loro idealità. In fondo si arrangia lui, si è fatti sui. Abbiamo abbandonato persone in situazioni gravi, in situazioni dure, senza sapere che in quel gioco, in quel abbandono, noi uccidevamo una parte di noi. Non abbiamo chiesto giustizia, abbiamo fatto finta di non vedere. E quando noi facciamo finta di non vedere il mondo che ci circonda, uccidiamo anche il respiro religioso che ci lega agli dèi, che ci lega alla vita, che alimenta la costruzione del nostro Dio che cresce dentro. Quando noi rinunciamo a qualcosa di questo, rinunciamo a costruire la relazione fra noi e gli dèi e rinunciamo a costruire delle buone condizioni sociali in cui costruire noi stessi. E allora, se era roba sua, se era casi sui, se era fai sui, in varia che desgrassia che il sé, lui, che desgrassia che il sé, lui, che desgrassia che il sé, lui, abbiamo aiutato a costruire un sistema sociale dove la disperazione porta all'eroina. Abbiamo aiutato i cattolici a riempire di eroina chi non si poteva difendere. Abbiamo aiutato i francescani a massacrare i serbo-croati. Abbiamo aiutato i preti a massacrare nel Ruanda e nel Burundi. Abbiamo aiutato i missionari a costruire i dittatori di mezza Africa. Abbiamo aiutato a devastare l'Amazzonia e le grandi foreste, abbiamo aiutato a distruggere il mare, abbiamo aiutato a distruggere il mondo. Poi qualcuno mi telefona e mi dice: sai, il tuo linguaggio a volte è duro, dovresti usare un linguaggio più appropriato. Ma la vita è dura, la vita è determinazione degli individui, la vita è un respiro di libertà, e se noi ignoriamo quel respiro di libertà e facciamo finta che non ci sia, facciamo finta che non esiste, uccidiamo il Dio che cresce dentro di noi. E quando noi uccidiamo il Dio che cresce dentro di noi, noi non abbiamo più futuro. Ed è per questo motivo che gli apprendisti stregoni suoneranno il corno risonante e sveglieranno il cuore degli dèi e degli uomini, perché soltanto se noi riusciamo a riportare agli uomini il respiro di libertà che dagli dèi giunge a noi, riusciamo a tirare fuori gli uomini dalla sottomissione e riusciamo a costruire un futuro diverso. Non c'è ideologia che tenga, non c'è nessuna ideologia, non avrete nessuna costruzione filosofica fuori da questo. Questa è l'ultima speranza dell'umanità. E quando Wojtyla va farneticando, ci saranno le sette religiose,
ricordatevi che l'unico nemico che sta tenendo la vita davanti all'orrore che si sta costruendo, anche viene costruito, viene riproposto in maniera culturale diversa, siamo solo noi pagani politeisti. Fra l'orrore del futuro che qualcuno sta lavorando per costruire e la possibilità di una vita diversa, la possibilità di godere dei piaceri della vita, di godere delle passioni della vita, di godere la vita come sfida, ci siamo solo noi, noi come pagani politeisti. E se le nostre spalle sono grandi o meno, beh, questo staremo a vederlo in un futuro. Va bene, detto questo, io dovrei leggervi un po' di Teogonia, ma mi sono un pochino troppo dilungato, no? L'introduzione della Teogonia di Esiodo. Vabbè, diamo un attimo, abbiamo 20 minuti, proviamo un attimino con le telefonate. Ricordo il numero di telefono è 049-700-700, 049-700-838. Allora, quello della Teogonia di Esiodo è un lavoro che ho incominciato a fare, ed è un lavoro che... Io non è che Esiodo mi sia molto piaciuto, mi sia mai piaciuto più di tanto, non tanto perché non sia bello Esiodo, ma è perché questa sua azione ha portato a una umanizzazione degli dèi, cioè a costringere le persone ad immaginare gli dèi in forma umana. Pronto? Pronto? Sì? Sì, sono Guido. Dimmi. Allora, volevo porti una domanda. Sì? Ecco. Io rifiuto l'ambito religioso ad assoggettarsi a un Dio padrone. In politica ha come contraltare il rifiuto dell'autorità dello Stato? No. Ecco, cioè in altri termini il pagano deve essere, per essere coerente, anche un anarchico? No. E allora chiedo, perché per essere liberi basta rifiutare l'assoggettamento a Dio ed accettare quello dello Stato? Non c'è una contraddizione. Vuoi che ti spieghi per radio? Sì, sì. Ok. Ciao, grazie. Ciao Guido. Scusate un attimo, fermo un attimo le telefonate, due soli minuti per rispondere a Guido. Allora, sono due cose diverse, Guido, fra quello che abbiamo dentro noi, cioè la nostra spiritualità e il nostro modo di rapportarsi col mondo, che è un effetto individuale. E un'altra cosa, una seconda cosa diversa, è l'individuo e la società nel suo insieme, e la terza cosa diversa è l'ordinamento giuridico che ha un paese. Io posso trasformare me stesso, cioè trasformo la mia spiritualità sottraendomi da qualsiasi posizione in ginocchio. Questo mio sottrarmi dalla mia posizione in ginocchio lo trasferisco fra gli uomini, cioè lo trasferisco nei rapporti fra gli uomini. Ma io quando nasco dalla vagina di mia madre trovo uno Stato, trovo un sistema sociale giuridicamente costruito, cioè una struttura giuridica che io divido fra comando sociale e sistema sociale, cioè nel libro dell'Anticristo poi anche ben definita la differenziazione. Io trovando questo comando sociale, che è un comando di gestione sociale, non lo posso modificare immediatamente. Perché? Perché se io lo modificassi immediatamente, lo modificherei con quello che io immagino sarebbe giusto. Ma ciò che io immagino che sarebbe giusto non è ciò che è naturale fra me e la vita, ma è la mia immaginazione che è stata costruita attraverso il condizionamento educazionale. Per cui io posso sì fare un grandissimo sforzo per liberare me stesso e per sottrarmi dalla posizione in ginocchio, cioè levare via l'assoggettamento dal mio cuore, dal mio modo di essere. Posso levare via l'assoggettamento fra i rapporti, all'interno dei rapporti fra gli uomini. Ma se io vado ad abbattere un sistema, un comando sociale, lo sostituirei con un altro comando sociale, magari immaginandolo migliore, come è stato fatto in tante rivoluzioni, ma comunque sempre con gli stessi uomini che sono stati condizionati educazionalmente in queste condizioni. Per cui pagano può essere un anarchico, può essere tantissime altre cose. Cos'è che io devo fare all'interno di un comando sociale o di uno Stato? Devo spingere tutte quelle istanze che vanno a ampliare gli spazi di libertà. Per esempio, se c'è una legge che è coercitiva, che dice tutte le persone legate a fare una certa azione, bene, io farò in modo che
di cominciare a introdurre delle variabili, per cui non è detto che tutte le persone devono fare quell'azione, non è detto che solo alcuni devono farla, magari è meglio che nessuno la faccia. Cioè cerco di modificarla progressivamente in modo che questa modificazione del comando sociale si trasferisca dall'alto in basso all'interno del sistema sociale. Però nello stesso tempo la religiosità, il mio essere religioso, è prima leva il male dal mio cuore, cioè nel senso che io non mi devo sottomettere a nessuno. Nello stesso tempo però, se siamo in tre a tirare una cariola, o se uno dei tre non tira la cariola, gli altri due fanno più fatica. Per cui chiaramente esiste la vita di tutti i giorni, per cui esistono delle relazioni diverse. Però esiste la possibilità di costruire libertà proprio all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Cioè il costruire libertà è l'arte pagana, non fare una rivoluzione. Io ho tentato di fare una rivoluzione, so cosa vuol dire fare una rivoluzione, quali forze e quali mezzi si impegnano. Ti assicuro che gli uomini che fanno una rivoluzione sono gli stessi uomini che governano lo stato precedente, per cui vanno a riprodurre le stesse cose. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Volevo farti delle domande. Secondo te, no, che ti dici un attimo ragazzi, secondo te, no, che generalmente, secondo te cristiani qui sottomessi, sei qui indotti a uccidere o cosa perché sei nella povertà condizionati dalla religione, oppure sei anche gli altri? Perché non penso che tutti i missionari siano così malevoli o cosa. Ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao. È vero che tu dici, non sono apparentemente malevoli, si cibano della miseria di altri, cioè un individuo che è fallito nel sistema sociale in cui viviamo adesso può fare benissimo il missionario nella periferia di San Paolo, per esempio, perché là lui è importante, là lui si sente importante. Mentre qua sarebbe un accattone ai lati della strada, perché magari nella vita ha fallito o ha fatto delle scelte, oppure non è in grado di soddisfare il suo ego, nella periferia di San Paolo può anche vivere nella miseria, non è importante che sia ricco o non sia ricco, no, può vivere anche nella miseria, però è importante, cioè ha i rapporti con l'Italia, gli mandano i vestiti, lui distribuisce quei vestiti, cioè ha il controllo di altre persone, cioè anziché tentare di eliminare la miseria sia in Italia, anzi bisogna eliminarla prima in Italia che dopo si trasferisce in terzi mondi, non fa altro che alimentare quella miseria, perché di quella miseria nutre il proprio ego. Questo è, cioè la Teresa di Calcutta è la stessa cosa, lei si nutriva della miseria degli altri, erano la miseria delle persone che sorreggevano il suo modo di essere, questo è, per cui hanno bisogno della miseria. Poi il fatto di essere o non essere malvagi, o di rappresentare o non rappresentare la malvagità nel missionario, beh, ti ricordo che esiste tutta una serie di tecniche in cui le cose più perverse si fanno con la gentilezza. Cioè difficilmente uno che ha una esposizione soggettiva violenta fa delle cattiverie manifeste. Pronto? Carissimo amico. Dimmi. Tu dovresti fare una cosa, rispettare di più le persone che si dedicano ai poveri. E se questo non ti aggrada, dovresti tu sostituirli invece di parlare a bambini. Ok, d'accordo. Impara, ciao. L'educazione. Sì, bravo assassino. Il problema è che chi si nutre della miseria mantiene la miseria, costruisce la miseria ed è un assassino, perché assassina la vita, perché costringe la vita a strisciare. La miseria non nasce da nulla, non è una componente normale della vita quotidiana, la miseria è costruita attraverso azioni giorno per giorno, è costruita quando i missionari arrivano e costringono i popoli della terra del fuoco a vestirsi. Hanno costruito la miseria, li hanno massacrati tutti, li hanno macellati tutti. Sono responsabili di genocidio. La gente che fa a fare la carità all'estero, in realtà ha bisogno di quella miseria. Pronto? Ciao. Ciao. Volevo sapere se sai tu la storia di Pavelic, quello lì del croato. Sì. Qualcosa? Vuoi dire qualcosa che conosci questa persona? Pochissime cose. Perché so che non è stato tanto cristiano verso il suo popolo, verso la missione che aveva. Questo per me si è comportato da cristiano, comunque. Da cristiano? Ho capito. Beh, se sai qualcosa puoi dire. Sì, sono molto poco. Sono molto poco. Ciao. Ciao, grazie. Io so che una cosa sola, che quando c'è un sistema sociale che ha certe caratteristiche, non è importante
alimentare la miseria, è importante eliminare la miseria, fai in modo che la miseria non ci sia, le condizioni che costruiscono la miseria non ci siano, perché finché Wojtyla va a impedire l'uso dei preservativi perché a lui gli va bene che ci sia l'AIDS e ci sia la miseria, e questa gente, questo personaggio che ha telefonato non va da Wojtyla a dirgli tu sei uno stronzo perché tu lazzarone vuoi impedire alle persone di tirarsi fuori dalla miseria, ma va ad alimentare la miseria, va a nutrire la miseria affinché la miseria si riproduca. Questa è un'infamia. Cosa dovrei fare io? Io sono un pagano, e come pagano devo costruire il benessere della vita, la vita come gioia, la vita come passione. E se prima di arrivare il colonialismo in Africa c'erano contraddizioni, beh, i cattolici... Pronto? Sì, buongiorno, sono Olivier di Cato. Senti, come devo chiedere, le feste comandate, tipo Natale, Pasqua, così là, mi uccidono personalmente, cioè cosa devo fare per evitare queste cose? Grazie. Prego. Purtroppo quando si arriva a una condizione psicologica per cui una festa uccide, bisogna cominciare un cammino per riuscire a trovare gioia e scopi nella vita. Pronto? Certo che demos e condemos. Bisogna trovare gioia nella vita o un scopo nella vita. Se non si riesce a trovare... Sì? Sì? I poveri non sarebbe più contributi da mandare, tutti si rifiutano, non si manda più contributi a questi poveretti che muore da fame. Cosa succede? Perché e porta, venire che un giorno andiamo giù del carattere, fra che capiamo qualcosa. Voi che facciamo il conto? Aspetta, dopo chiudo. Sì. E dopo verrà un giorno che... Anche noi altri, anche me, con 700.000 lire, non so quanti anni posso mandare a qui che mangia là. O ti educhi in una maniera, come che viene educata qua la gente, dice fate una cultura, fate qualcosa, insegni che torni un trattore, i soldi che vai bisogna insegnare, non so dare, aspettare, perché dico aspetta, un giorno che non possiamo dare più soldi, cosa fai questi? Se... Muori e non nasce più. E se te metti, scusa, metto giù. Sì, ok, ciao. E se gli dai soldi e viene costruito un pozzo con l'arsenico, pronto? Se a un certo punto dai soldi per i missionari, c'è Mario, se costruisci dai soldi per i missionari e costruisci il pozzo e il pozzo lo costruisci sull'arsenico, pronto? Fosti una brava persona, non parleresti male così delle altre religioni, perché io sono stata tanto in mezzo a tante religioni, però non ho mai sentito tante a parlare male delle religioni. Se il cattolico non parla dei pagani male, non parla di... No, ci ha solo bruciati per alcune migliaia di anni, no, bruciati vivi. Ben sono anni passati. Ah sì? Davvero? Oh, che peccato. Impara la creanza. Sì, ok, ciao. I cattolici hanno assassinato migliaia e migliaia di persone per ordine del loro Dio, per cui è inutile che loro si lamentino, dovrebbero cominciare a rispettare la vita, dovrebbero cominciare a rispettare le persone. È questo che i cattolici non riescono a concepire, hanno stuprato la vita per ordine del loro Dio e pretendono che lo stupro della vita sia rispettato. Pronto? Sei un vigliacco. Sì. Eccolo qua. Pertanto, ricordatevi questo, il cattolicesimo è pulsione di morte, è distruzione della vita, è l'essenza stessa dei campi di sterminio. E per il pagano questo è il male, questa è la distruzione della vita. Quando il pazzo di Nazareth indica stuprare i bambini, ma davvero credete che i preti non abbiano applicato coerentemente quegli insegnamenti? Li hanno applicati coerentemente. Perché stuprare i bambini, stuprare la vita, costringere i bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, era l'unica possibilità che aveva questa religione per imporsi su chi non si poteva difendere. Pronto? Pronto, Claudio? Sì? Ciao Andrea. Dimmi. Niente, volevo farti una domanda in merito a Craxi. Tu parli sempre che Craxi si era realizzato, cioè perdon, che l'uomo si era realizzato, da realizzarsi come persona. Secondo te, Craxi si era realizzato? Sei uno ascolto, ciao. Ciao. Scusa Andrea, ma ti sembra una domanda da fare? Io ce l'ho anche personalmente con Craxi. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, dimmi. Ascolta, mi chiamo Cristian, probabilmente non ho mai chiamato, non ricordo. Ascolta, mi avrei una domanda che però esula dal tema del Craxi,
Sì, beh, io faccio solo religioso, non... Sì, è religioso, voglio dire, insomma, religioso. Ho letto poco tempo fa su un libro scritto da Jacopo Fo, che sarebbe suo fratello. Sì, so chi è, sì. Che Gesù di Nazareth, no, gli ha trovato una tomba in Pakistan, mi pare. Che c'era? La tomba con scritto Gesù di Nazareth. E in parte questa tomba che era un'altra tomba con che praticamente che sarebbe la Madonna, che sarebbe sua mamma. E in questo posto resta ancora una piccola comunità cristiana, che era ancora i principi del cristianesimo quando è nato. Ecco. Adesso le cose che te ne pensi di se può essere. Ecco, Jacopo Fo è meglio leggere 20 modi per farlo impazzire a letto. Aspetta, metto solo sì, sì, d'accordo. Aspetta un secondo, ciao. 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 Cioè, quello che voglio dire io è di Jacopo Fo, la cosa migliore da leggersi, credo che si intitoli 20 modi per farlo impazzire a letto. Vabbè, vediamo un attimino questo qua, e io se l'ultima telefonata. Pronto? Ferme! Penso che ormai i cattolici si qualificano solo. Chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19. Vi leggerò Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e abbiamo cominciato la lettura dei vari passi del Tommaso Didimo e continueremo questa sera. Vi lascio con Mario e le sue cose. Grazie ancora per l'ascolto. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza, e vi do appuntamento appunto alle ore 19 per Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Vi ricordo che su internet trovate tutte le nostre cose, basta cliccare e cercare, insomma, ormai anche con le parole chiave trovate dappertutto. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci alle ore 19.